Allora, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, episodio 3 del Road to Planche, andiamo a vedere un po' di esercizi. Cosa mi proponi, Gaggi? Andiamo a vedere come sta procedendo il percorso, poi proviamo qualche esercizio diverso, sempre di avvicinamento per la planche. Bene, andiamo a vedere. Ora ragazzi, adesso andiamo a vedere a che punto sono con la tuck planche. Siccome avevo molta difficoltà nel primo video a tirare su il gluteo, vediamo. Allora, dimmi, Gaggi, sei corretto? Vai. Su, può essere... Ok, buono, buono. Sì, va bene, va bene. C'è? Bene, bene, dai. Diciamo che per la Liga posso essere pronto allora a tenere la tuck planche. Dai. Una cosa che volevo chiederti, come faccio a fare l'esercizio tuck to L-sit? Tuck to L-sit? Sì. Quando bisogna fare il tuck to L-sit, deve essere sempre una variante, cioè la propedeutica successiva rispetto all'isometria. Perché siccome il block deve essere da mezzo secondo, quindi il livello deve essere oltre. Se fai l'isometria in tuck, possiamo provare L-sit to planche o in advance o in one leg al limite, dato che devi fare solo un blocco. Ok, cosa devo fare, Gaggi? Proviamo magari fare L-sit to planche in one leg questa volta per vedere se riesce o no. Cerca di essere esplosivo da qua, subito in one leg e poi ritorni di nuovo okay. In L-sit. Quindi vado in L-sit, piega le gambe, vai in one leg e vado subito in one leg. Sì, se riesci. Piega, one leg. No, però braccia tese se riesci, guarda, ti faccio vedere. Difficile. Sì, sì, più che altro è anche tecnica ci vuole, è una cosa psicologica. Vediamo. L-sit, mi raccolgo one leg e poi ritorno nel sit. Ah, ok. One leg e L-sit. È per questo che deve essere una propedeutica successiva, dato che facciamo un mini blocco. Ok, proviamo. Quindi sit, così. Ti raccogli in one leg. Però devi tenere le braccia tese. Proviamo in tuck. In advance riesce, altrimenti in tuck, giusto per capire. Per capire il movimento. Vediamo. In tuck. Pieghi di più quando pieghi, così dai più oscillazione. Ecco, già un po' meglio. Questa è simile all'oscillazione, però l'obiettivo è fare il sit, andare in tuck e andare in advance. Ah, ok. Che lo facevi dall'oscillazione? Sì, era così, diciamo. Sì. Ma l'obiettivo è da qua raccogliere, andare in advance e poi ritornare. Raccogliere, andare in advance okay. E ritornare. Quindi manca quella fase praticamente sì. Di raccoglimento gambe. Esatto. Un po' esplosività ci vuole. Andiamo a vedere. Tocca più raccogli. Ok. Sembra semplice, ma capire il raccoglimento durante l'oscillazione non è facile. Bene, proverò a fare anche questo esercizio. Adesso, Gaggi, cosa vediamo? Abbiamo fatto lavoro a braccia tese, facciamo lavoro a braccia piegate, ovvero il chest roll dip. L'obiettivo è farlo in full, prova se riesci così. Se non riesci in full lo fai in one leg, così. Man mano che vai avanti pieghi le braccia e poi ritorni. Quindi vai chest avanti. Roll dip. Andiamo a vedere. Quindi oscillo. Avanti pieghi le braccia. E poi vado giù così. Sì. Ovviamente è la prima volta, devi capire la tecnica. Devi sbilanciarti avanti e piegare le braccia al momento. Leg, vediamo. Andava bene. Quindi così. One leg. Stai sempre in one leg. Sempre in one leg. Pieghi e poi ritorni. Già meglio. Bravo, meglio. Più in one leg se riesci, sennò più difficile. Ok. Ok, più o meno ci arriviamo. Oggi devo lavorarci un po' su questo chest roll. Sì, perché devi capire la tecnica. Perché i primi due ti sono usciti, poi alla fine hai perso lo slancio. Ci vuole tecnica più che altro in questo. Sì, come vedete perdo proprio la coordinazione quando devo passare gomiti flessi. E quindi lì c'è lo schema motorio. Questione di allenamento, devi provare così capisci il movimento. Bene. Bene, provo per l'ultima volta, cambiamo gamba. Quindi così. Sì, più in tu se riesci. Ok. Meglio. Più su la gamba quando vai con la tesa. Così. L'altra più gamba su più dietro. Tesa, okay. Sì. Più su. Forza. Piega. Su. Bello. Sì. Bello. Ci devo lavorare. La cento russo. Adesso cosa mi fai vedere con gli anelli? Facciamo uno dei miei esercizi preferiti. Ah, maltese, come si chiama? Maltese isometria. Non spaventatevi. Coi piedi a terra. Ok. Quindi appoggio i piedi. Più
più sono avanti più è facile, più sono indietro più diventa difficile. Quindi è un VIC, è un front lever to VIC, piedi a terra al contrario. Esatto. Quindi teniamo, fammi vedere, vediamo. Così, l'anello deve essere in linea ai fianchi, mi sbilancio avanti e sto in isometria. Se i piedi sono più indietro è più difficile, più sono indietro più ancora è difficile. Quanto mi consigli di tenerlo? 8/10 secondi per 5 di serie. Ok, proviamo. Proviamo. La presa in questo modo. Sì, leggermente all'infuori. Devo tenere la hollow, va bene. Sì, sì. Ok. Quindi così, se è troppo vai più avanti con i piedi. No, solo isometria, senza spingere. Più giù, più giù, più giù, più giù. Fermo qua, braccia a destra. Bello tosto, ragazzi. Sì, più giù però perché l'anello deve essere in linea ai fianchi. Piuttosto vai più avanti con i piedi. Quindi anello in linea con i fianchi. Sì, qua proprio. Partiamo da base base, quindi così. Esatto, sbilancio avanti. E okay. Poi vado indietro. Teso, teso. Vi assicuro che è tosto, sembra... Tosto sì. Stendi bene questo braccio. Quindi okay. Il limite è quello sempre di andare a flettere. Esatto. Bene, lo proverò sicuramente. Quindi praticamente lo vedete subito su di me l'errore. Io quando mi metto così, a parte che ho allenato ieri la spinta... E ho fatto il mio bel esercizio con la ghisa, quindi cioè, le braccia che mi stanno esplodendo. Comunque, vedete cosa mi viene naturale? Da far così. Ed è un errore, giusto, Gaggi, fare questo. Quindi non flettete i gomiti. E poi un'altra cosa, se riesci a utilizzare il false grip mentre vai avanti, è anche più facile l'assistenza. Sì, esatto. Cassa bene l'anello così. Però ma quello, il false grip ci si arriva quando ti sbilanci più avanti. Se sei ancora a questo livello il false grip non serve ancora. Ancora non è il mio caso. Bene ragazzi, abbiamo visto altri esercizi per quanto riguarda la strada verso la planche. È ancora molta e bisogna condizionare varie parti del corpo. Sì. Ovviamente. È stato molto utile il chest roll dip che è la prima volta che provo e quindi ci lavorerò molto. Avete visto il mio errore, quello di passare dall'L-sit alla tuck planche. Senza raccogliere le ginocchia al petto, e Gaggi giustamente mi ha corretto, quindi lavorerò sicuramente su questo. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate tasto like, ricordatevi di iscrivervi sia al nostro canale che al canale di Gaggi, attivate la campanella se no le notifiche non vi arrivano, ci vediamo al prossimo video e vi aspettiamo qui a Cantù. Ciao ciao!